Dopo la guerra l'attività di De Chirico diventa frenetica. De Chirico riprende a frequentare i musei e copiare le opere classiche. De Chirico si fa attento al mestiere, baluardo e salvaguardia di ogni grande opera pittorica. Scrive il ritorno del mestiere e partecipa alla rivista Valori Plastici con Carrà, Melli, De Pisis e Martini. De Chirico si concentra sullo studio della tecnica della tempera grassa.